Adesso diamo la spiegazione. Questo qua, paper, qua si butta le papere, paper. Questo qui, plastica e can, qua si buttano i cani, cans. E qua... Eccoci qua, salone del camper. Abbiamo scelto l'ingresso est, padiglione 02. Allora, si comincia con la colazione. È già una domenica abbastanza movimentata, eh? Io devo valutare se registrare in 4K oppure rinunciare al 4K per usare la stabilizzazione. Niente, questo è per essere la prima volta che mi trovo qui al salone del camper. Devo dire che è una giungla, c'è da perdersi. Ovviamente non poteva mancare l'Arcos qui al salone del camper. Ho avuto modo di vedere un po' di cose carine che producono. Io ho conosciuto questo marchio grazie al canale di Lorenzo di Vacanzelandia, che spero di beccare e salutare. E in casa l'Arcos non manca niente, cioè producono di tutto per allestire camper e van, materiali isolanti, prolungamento tipo questi tendalini esterni. Queste qua sono le mini roulotte. Praticamente c'è il lettuccio, le cose essenziali. Allora, qui oltre ai camper troviamo anche le carrozze. Spettacolare, qui praticamente è una casetta in legno con ruote, quindi praticamente non so con cosa la traini, ma non gli manca niente. Sembra di fare un viaggio nel tempo. Qui abbiamo un camper con accesso ai disabili, diciamo, c'è proprio la pedana dove sale una sedia a rotelle. È comunque una bella soluzione, complimenti. Vuol dire che il bagno mi ricorda quello di casa mia quando abitavo prima di sposarmi. Dinette, una piccola dinette, comunque una bella soluzione. Finalmente siamo nel posto che piace a me. Guardate che bel garage. Qui mi ci metto, vediamo un po' se mi ci metto anche. Ci metto qua io, un po'. Io sono alto così. Guarda che bel garage, ci potrei anche stare io dentro. Ragazzi, questo qua è il classico motorhome. Mi chiedo se questo potrebbe essere il candidato ideale per la vita da full timer. Letto, la camera da letto è spettacolare, abbiamo proprio il letto centrale. Sembra di essere in una camera da letto normale. Armadietti, pensili. Abbiamo una bella doccia. C'è anche l'oblò superiore. Questo qua sembra una camera da letto normale, proprio con armadietti laterali. Mobili, oblò superiore, ci mettiamo anche la TV. Dai mamma, ciao, bagnetto. Abbiamo anche il nostro gabinetto. Quando si vive in camper i cessi vanno sempre tenuti molto puliti e ordinati. Adesso qui non manca niente. Questa porta qua, tenendola così, chiude e separa. Allora, quando si vive in camper si deve anche tenere conto di questi particolari. Se volesse viverci tutti i giorni, lavandino, cucina verrebbero usati, sollecitati tutti i giorni. Vediamo un po' se riesco a sollevare questo. Ecco, uno, due, è molto robusto. Questi devono essere sempre curati, altrimenti potrebbero anche rovinarsi. Ecco, se io il camper lo uso ogni tanto va bene, ma se ci vivo tutti i giorni questi vengono aperti e chiusi in continuazione, quindi bisogna avere attenzione e cura. Lavandino, questo è un tagliere, lavandino è abbastanza capiente e profondo, guardate un po', chiusura classica, bene, meglio così, e si bloccano, quindi quando si è in movimento. Mobili dappertutto, quindi tantissimo spazio. Anche qui, sì, anche qui vedete questo qui. Allora, quando si vive in camper bisogna sempre fare attenzione di non rovinare questi e quelli, perché altrimenti poi sono cavoli. Mi siedo sulla dinette. Allora, il tavolo si può muovere e questo è un ambiente da, vediamo un po', 1, 2, 3, 4, 5, dovrebbe essere tipo un 6 posti questo. E se volessi usarlo anche per lavorarci, qui abbiamo anche il letto basculante. Sì, questo è un letto basculante. Questo è importante per chi ha la guida, c'è anche la parte che poi si collega al Bluetooth col telefono.
Fantastico, direi che questo motorhome potrebbe essere un'ottima soluzione anche per il full timer. Siamo in casa Cartago, qui abbiamo scheda tecnica e caratteristiche e soprattutto prezzi. Diciamo che non ce li regalano, però abbiamo dei comfort a 5 stelle. Quindi essendo un monoblocco non c'è la mansarda. Cioè ragazzi, questo è il garage di un altro camper sempre di Cartago. Guardate che roba, cioè io qua potrei anche farci una stanza. È ben ammortizzato, ben coibentato, materiali premium. Questo ha una capienza di 350 kg. Ok, rimaniamo ancora in casa Cartago, eh? E questo è un altro modello un po' più piccolo. Anche qua però i prezzi non sono proprio piccoli. E ora ce l'andiamo a vedere. È un po' più piccolo questo rispetto a quello che vi ho fatto vedere prima, però secondo me è più spazioso. Dimenticavo, qui abbiamo la turbovet e di oblò per l'illuminazione ne abbiamo tantissimi, quindi... Allora, in quello di prima c'era il letto nautico, qui abbiamo i gemellari centrale con poi anche i vari cassetti, scaletta, tutti i pensili, qui abbiamo dei pensili, guardate che duri, hanno delle molle allucinanti, questo è veramente molto bello. Mi raccomando, chi usa questo tipo di camper, massima cura, perché se si danneggiano poi c'è da piangere. Qui abbiamo una bella doccia, vediamo poi se riusciamo ad aprirla, eccola qui, doccia con doccino. Abbiamo anche qua l'oblò, qui possiamo tenere tutti i vari shampoo e robe varie. La doccia, vedete, è spaziosa, io ci sto dentro tranquillamente. Allora, il gabinetto, se io che posso anche utilizzare la porta per creare un ambiente chiuso, anche qui abbiamo il nostro bagno e ricordo, mi raccomando, massima cura per questi componenti. Lavandino, miscelatore, anche qui mi raccomando, il camper se deve essere usato sia per la vacanza, ma se uno volesse anche fare la vita da full timer, ecco, io, visto che io sono un aspirante full timer, ogni singola parte deve essere sempre trattata col massimo rispetto. Lavandino con tagliere, lavandino profondo, anche qui abbiamo un miscelatore non male, efficiente, mi raccomando, anche queste cose qua vanno trattate bene. Mobili ne abbiamo in quantità, queste porta posate, vedete, questi sono tutti mobili che si chiudono, guardate, si chiudono da sé, io apro, vado, si chiude e si blocca, così, perfetto, molto bello. Mobilia anche qua ben ammortizzata, dinette, dunque seduta sulla dinette, sì. Allora, con sedili girevoli qui abbiamo anche 1, 2, 3, 4, 5, 6 posti, comodo anche come seduta. Anche qui abbiamo un vasto assortimento di mobilia e qui dovremmo avere anche le zanzariere e gli oscuranti plissettati. Ok, adesso qui passiamo ai semi integrali, abbiamo la scheda tecnica e abbiamo anche i prezzi per quanto riguarda le varie configurazioni. Credo che rispetto ai motorhome che abbiamo visto prima forse ragioniamo un pochino di più, però comunque siamo sempre con dei prezzi abbastanza alti, eh. E questo è l'interno del nostro semi integrale, che è un pochettino più piccolo. Abbiamo la semi dinette, io poi mi siedo qui, e abbiamo anche questo tavolo comodo con posti a sedere, anche qui sicuramente abbiamo oscuranti e zanzariere plissettati. Mobili anche qua sono belli, guardate un po' che roba, che molle. Pensili dappertutto, anche qui davanti. Qui abbiamo anche la centralina di comando del camper. Cucina. Anche qua bisogna anche ricordarci che quando si usano questi veicoli, queste parti qua vanno tenute, vanno curate. Anche qui spaziosità, e anche vedete la mia mano passa dietro, quindi sono mobili arieggiati. Il miscelatore,
il lavandino qui, vediamo un po' con il suo tagliere. Quanto ti alzi? Sì, anche questo è abbastanza profondo. Prima cosa da fare è andare in. Per quanto concerne i cassetti, qui abbiamo il blocco. Il cassetto si apre, vediamo un po'. Il cassetto si chiude, anche qui. Il cassetto si apre, qui la. Cassetto si chiude. Allora andiamo a vedere un po' il bagnetto. Dunque qui noi abbiamo praticamente la doccia, doccia e bagno in un unico, ciao, in un'unica soluzione oblò. Abbiamo un frigo di tutto rispetto, sembra quasi quello di casa, eh? E qui c'è anche il congelatore, che adesso non stiamo neanche da qui ad aprire, perché adesso non so se questo sia un trivalente o un compressore, vediamo un po'. Ogni parte di questo camper viene sfruttata al meglio. Qui abbiamo i nostri scalini con tutti i vari pensili, guardate. E qua ci sono anche degli armadi. E guardate un po' che materasso, che spessore. Questo sembra quasi un materasso di casa. Mi raccomando, quando si guida, il telefono in tasca è collegato al Bluetooth del computer di bordo. Questi qua sono i van sempre di casa Cartago, siamo in Malibu. E abbiamo qua una bella scheda tecnica e i vari prezzi di questo modello di van in base alla configurazione. Allora, lo spazio che viene rubato è per la coibentazione. Questo è il nostro van col tavolo mobile. Lo spazio ovviamente è quello che è. Ovviamente diciamo che uno che ha la pancia non ci passa, fa un po' fatica a passare. Semi dinette, mobili, ecco questi qua. Abbiamo qui il nostro aiutino per la cucina, taglierino, sì, che sarebbe quello che va qui nel lavandino, quello da chiudere il lavandino, sì. Quindi tagliere per lavandino, miscelatore anche qui, cucina, vediamo un po' la cucina, e ha due fuochi, credo, sì. Si apre di qua, così. Due fuochi con accensione piezo elettrica. Bagno, bagno con doccia, il gabinetto che si estrae. E poi la nostra camera da letto, che comunque... Vedete, quegli spazi dei van sono sempre un po' angusti. Questo dovrebbe essere un 6,40 m, però... Sì, luce ne abbiamo. Frigo, allora abbiamo un frigo qui sopra e qua sotto c'è un mobiletto armadio con i vari scomparti, ecco qui si possono vedere gli scomparti. Qui abbiamo la parte sotto dove si può stivare di tutto. Qui dovrebbero starci, allora qui ci sono le bombole per la cucina e per il riscaldamento, quindi posto sicuro. Materasso, beh, insomma, un certo spessore ce l'ha. Il letto, vedete, si può sollevare per creare poi uno spazio unico per quanto riguarda la parte posteriore. E qua ci sono ancora degli spazi. Allora, abbiamo lasciato il padiglione 2 e adesso passiamo al padiglione 3. Siamo al padiglione 3. E adesso qua abbiamo tutto camper e tutto caravan. Eccoci qua, io volevo andare a fare visita a questo, al Vanster, che comunque praticamente è molto simile al camper. Caratteristiche, prezzi, ovviamente. Vediamo un po' se riusciamo a darci un'occhiatina. Ovviamente il Vanster è un mezzo, ecco, secondo me non per tutti, perché è un super compatto, bello, comunque sostanzialmente un monovolume. Sopra abbiamo il tettuccio con il letto, abbiamo anche i mobili. Ovviamente questo io lo vedo adatto più che altro per il professionista che ha bisogno di un mezzo compatto per spostarsi, per avere, diciamo, una certa autonomia. Non è l'ideale per farsi la vacanza, diciamo, un po' più lunga. Qui è il famoso camper che spesso vedo, ne parla Andrea di Nord Affari,
Dunque, una cosa volevo farvi vedere adesso. Qui il portellone posteriore è aperto e io adesso cercherò di mettermi un attimino. Mi metto qua davanti al camper. Vedete, io sono alto 1,65 m. Vedete che il portellone è bello alto. Dato che il camper è un veicolo molto compatto, per avere uno spazio in più da sfruttare esistono delle verande che si montano qua sul portellone, per tutto il percorso del portellone scende giù e permette di avere uno spazio sfruttabile in base all'utilizzo che ne vuol fare. Ecco, il camper comunque ha questa disposizione per avere un letto. Questi sono i mobili, diciamo che ovviamente non abbiamo degli spazi, diciamo, super, però per farci stare l'essenziale. Eccolo qua. La coibentazione c'è, comunque è sempre un mezzo di grande pregio e non per niente hanno dei costi, non ve li regalano, Ancora una volta io vi metto qui davanti al camper. Io sono alto 1,65 m, lui è alto quasi 2 metri, vedete? Quindi è un mezzo comunque compatto che ve lo potete anche parcheggiare tranquillamente ovunque volete. Altra cosa interessante è il tettuccio, anche qui io per esempio se ci salissi dentro potrei anche starci in piedi. Adesso è aperto per far vedere come vengono disposti i letti, sedili girevoli. Io ne ho visto uno dove faceva vedere anche proprio la disposizione del tavolo e dei mobili. E lì abbiamo anche un piccolo frigo, la scheda tecnica. Ecco qua, un po'. Ovviamente sono dei mezzi compatti, abbiamo detto, hanno dei prezzi anche loro abbastanza importanti, però è chiaro che il camper è l'ideale per il professionista che magari ha bisogno di muoversi con una certa indipendenza. Comunque il camper è montato su Mercedes, è un veicolo comunque elegante ed è bello, Allora io confermo che questo salone del camper c'è veramente la rivincita dei van. Non immaginavo tutto questo successo, che siano i minivan Campster e Vanster, che siano anche van di vari modelli, varie dimensioni. Adesso io ne ho visitati alcuni, come mi dicevano c'è proprio questa preferenza per il van, per la sua compattezza, il fatto che comunque per strada il van comunque può viaggiare anche in posti un po' più angusti rispetto ai mansardati. Dovrebbe essere il classico 540, che io considero comunque molto piccolo. Siamo in casa Sunliving, diamo l'occhiata a questo modello. Questa è la scheda tecnica, la configurazione, i prezzi. Sì, i prezzi dei camper sono veramente aumentati. Allora, questo abbiamo finalmente un mansardato. Abbiamo praticamente 1, 2, 3 finestre, quindi ben arieggiato, molto luminoso. Questo qua si potrebbe anche in teoria sollevare, vedete? La dinette, dunque adesso vi faccio vedere la dinette, praticamente adesso io cercherò di sedermi se ce la faccio, o di qua anche, vediamo un po'. Sono troppo ciccione e non riesco a starci seduto. Comunque sì, qui abbiamo praticamente 4 posti con le cinture. Dunque, vediamo un po' i mobili, come sono organizzati. Ecco, questi qua sono mobili un po' più classici, vedete? Non ci sono troppe sciccherie particolari. E questi qua, praticamente, vedete le cerniere? Sono già abbastanza classiche, quindi in caso di danni suppongo che siano anche facili da riparare. Però, vedete, sono arieggiati, in fondo passa la luce. Illuminazione a LED sopra e sotto anche. Ok, dovremmo avere qua oscuranti e zanzariere presettati anche qui. Vediamo se troviamo porte USB da qualche parte, non le vedo, ma dovrebbero esserci. Vediamo un po'. No, non vedo niente. Allora, una cosa che volevo far notare è lo spazio. Vedete, questo qua è già un pochettino più spazioso, vedete, rispetto a certi altri, a quello che ho visto prima, ci si muove un po' meglio. Guardate i miei piedi, io ci sto anche qui tranquillamente. Il fornello, abbiamo qua 3 fuochi,
e abbiamo anche l'aiutino, praticamente l'estensione per... non so come si chiude adesso. Lascialo pure così. Lavandino un po' più piccolo, abbiamo qui la nostra, il nostro rubinetto sempre, e quindi mi raccomando sempre la cura per questo tipo di sistemi, questi, vedete, io apro chiudo, ecco, se dovessi usarlo tutti i giorni è chiaro che... Dunque, letti a castello, e quindi questa soluzione qua, abbiamo anche gli armadi, vedete un po', molto spaziosi. Armadio sopra, armadio contenitore sotto e il letto a castello. E qua abbiamo anche accesso al garage. Frigo, abbiamo un frigo. Comunque molto grande, guardate che roba. Sicuramente più comodo se volessi trascorrerci più tempo. Abbiamo una gran bella doccia, guardate, con oblò superiore, lavandino, e il lavandino se lo sono mangiati praticamente. Sorpresa. Allora, vedete un po', il lavandino dovrebbe essere qua, che viene giù. Ok, quindi questo è un bagno bello compatto. Mi raccomando, il cesso sempre va tenuto pulito. Guarda che roba, che questo qua ci puoi fare il salottino, anche postazione di lavoro. Ben sardato, sì. Allora, diamo un'occhiata un attimino qui alla zona di guida, e poi non si dica che esistono camper di serie A o camper di serie B, perché in fatto di sicurezza stradale i camper devono avere tutto quello che riguarda la legislazione italiana in fatto di sicurezza. E infine abbiamo il garage. Allora, questo qui è un garage che si potrebbe anche estendere, perché questo letto qua si solleva, guardate, si può sollevare. Quindi potremmo avere praticamente un unico vano, molto grande, veramente enorme. Qua ci potrei anche fare una stanza. Sempre in casa Sun Living, questo è il S70 SP, con la sua configurazione e i suoi prezzi, ovviamente, anche qui, ragazzi. Allora, qui abbiamo una semi dinette con posti a sedere così. Frigo, allora abbiamo un frigo qui, capiente, spazioso. Dunque, lavello è anche abbastanza grande, miscelatore, e la cucina ce l'abbiamo qua. Anche qui vedete, io vi faccio notare il gioco che fa lo sportello quando si apre e si chiude. Allora, qui abbiamo un'apertura a molla, e qui se ci fossero dei problemi già la vedo un pochettino più dura. Dunque, qui abbiamo letto in coda con i relativi mobili, armadietto, vediamo un po', un armadietto abbastanza capiente. La doccia. Qui abbiamo praticamente il bagno con il suo PC lavello, e vedete qua io posso anche fare la chiusura per avere il separé fra le due parti del camper. E qui abbiamo la doccia separata. Doccia separata, piatto doccia, con seduta anche, e oblò. Ah, volevo ricordare che con questi camper abbiamo sempre comunque gli oblò sopra per avere luce. Mobilio qui, vediamo un po' se abbiamo la chiusura. No, questo no, va benissimo, ma non è un problema. Allora, qui abbiamo un garage che è veramente pazzesco, è ancora più grande di quello che ho visto prima. Cioè, ci potrei anche stare dentro, ci potrei anche fare una stanza, guardate che roba, guardate che garage spaziale. Sopra c'è il letto, qui sopra praticamente, è un garage così, fa veramente invidia alla cantina di casa. Devo andare a trovare lo stand XGO, ma non l'ho trovato, però comunque mi trovo in casa Rimor. Adesso qua, se possiamo, andiamo a farci un giretto e vedere questi camper e questi van. Comunque il marchio XGO è sempre Rimor. Allora, siamo in casa Rimor, adesso visiteremo questo modello mansardato. Vi faccio vedere subito quanto viene a costare questo e la dotazione, e comunque diciamo che abbiamo quanto basta per farci la nostra vacanza. Abbiamo un bei 6 posti letto. Ok, saliamo a bordo e
guardate bene, io sono esattamente al centro tra la cucina e il bagno, guardate un po', io vi posso anche sedere, guardate quanto spazio c'è in questo camper, questo è veramente fantastico. Io sapevo che Rimor lavorava in questo modo, è spaziosissimo. Guardate la dinette, guardate che tavolo e che seduta. Qua ci stanno quattro persone come niente. Poi la mobilia, ecco, per quanto riguarda la mobilia abbiamo praticamente le cerniere, che praticamente se dovesse mai capitare un problema andiamo in un brico, ok, e ce le facciamo cambiare. Non ci sono troppi fronzoli, si chiude comunque, vedete la chiusura non vibra, non sono mobili che traballano. E un'altra cosa bella è che si può accedere alla cabina senza problemi. Guardate, io entro in cabina e qui abbiamo la nostra mansarda con finestrata che si può anche sollevare, vedete? Mobilio, ecco qua abbiamo questo armadietto, abbiamo qua il frigo con congelatore, questo dovrebbe essere un trivalente, c'è un appartamento questo. E il letto in coda e accesso al garage sotto, bagno con doccia. E qui abbiamo praticamente montato su Renault, guardate un po' le caratteristiche di questo modello, 4 addirittura. Andiamo a darci una sbirciata a questo Rimor. Ah beh, questo è proprio un appartamento, eh. Guardate roba, abbiamo una dinette che si può spostare, un tavolo che si può muovere, si può allargare. Cioè questo qua è proprio, è un tavolo da casa. Il letto, volevo dire, mansardato. Mobili, allora vediamo un po' questa mobilia come si apre, così. È bello duro, quindi ben ammortizzato. Anche queste cose qua, mi raccomando, vanno curate. Ci sono qua i controlli del camper. E qui abbiamo anche dei pensili qui sotto. Ah, qui abbiamo anche questo, di roba, molto bello. Questo è veramente un veicolo che secondo me si potrebbe tranquillamente. Guardate il frigo con il congelatore, sotto c'è anche questo vano. Abbiamo qui un armadietto, vediamo un po' se riusciamo ad aprirlo, ok, bello spazioso anche. E abbiamo qua i letti a castello, 1, 2, di qua c'è il portellone che può anche diventare praticamente un gabone, 3, 4, e il bagno in coda. E il bagno in coda, ecco qua, guarda che roba, con doccia, con non gli manca niente. Dove la doccia? Sarà il più scadente come materia, ma sono i più belli. Cucina, spaziosi, tutto il resto. E costa la metà. Cucina. Qui. E poi la cosa bella è proprio lo spazio per muoversi all'interno, che comunque sicuramente è meglio di molti altri camper. Teniamo conto che i prezzi dei camper sono aumentati di circa 15.000, se non addirittura anche 20.000 euro negli ultimi circa 2 anni. Quello che costava 40.000 ora te ne costa 60, quello che te ne costa 60 te ne costa anche 80, se non di più, a parità comunque di dotazioni interne. E purtroppo il mercato ha avuto questa impennata e c'è poco da fare, e quindi non è inutile stare lì a lamentarsi. Andiamo a vedere una caravan. E allora, per farsi una piccola vacanza, penso che questa caravan potrebbe anche essere una bella soluzione. Qua c'è proprio, c'è anche l'idea di come è strutturata. E qui abbiamo questi pensili con queste tenute. I cassetti enormi, ragazzi, guardate che cassetto, qua ci sto dentro anche io. Ah, sì. Perché non c'è. No, questo è il frigo. Questo è il frigo. Spettacolare. Chiusura. E qui abbiamo praticamente questi mobili. Non abbiamo mobili a chiusura, ma ci sono questi tendenti qua che
tengono fermo tutto. E abbiamo qua anche il ripostiglio, sì. Sembra quasi essere in casa praticamente, la dinette con spaziosissima, con letto. Ma dov'è il bagno qui? Interessante, io non ho trovato il bagno. Un altro caravan, quello di prima, non so, mancava il bagno, se uno gli scappa la cacca non so come fa. Ok, scheda tecnica, adesso andiamo a darci un'occhiata a questa caravan qui. Ok, andiamo a visitare questa caravan. Ecco, qui abbiamo anche la spazzatura, il bidone dell'immondizia e abbiamo qua allora una dinette che comunque è girocollo praticamente, e il tavolino che comunque è spazioso. I mobili, vediamo un pochettino questi mobili che si aprono normalmente. Allora, questi qua sono quelli che piacciono a me, che comunque se si dovessero rompere vai al Brick Okay, con quelli che piacciono a me, perché vai al Brick Okay e li sostituisci senza troppe storie. Guardate anche le luci, bello. Allora, lavello con miscelatore, fornello, tre fuochi, e anche qui abbiamo i nostri mobili. Vediamo un po', chiusura assistita, bello. Qui abbiamo un armadietto, qui ci sono i controlli, la gestione dell'impianto elettrico. Il controllo della caravan è qui praticamente. Il frigo, allora vediamo un po', questo dovrebbe essere equivalente. Questo è un frigo bello, grande, spazioso. Vediamo un po' se si apre anche di qua. No. E qui abbiamo praticamente un altro vano. Dunque, un letto, un altro letto con tutti i mobili. E abbiamo il bagno in coda con doccia. Ragazzi, questa è una doccia che fa invidia alle docce di casa. Chiusura, lavandino, gabinetto, cioè il bagno, a momenti il più grande del bagno di casa mia, ragazzi, questo è proprio una favola. E sopra abbiamo lo blò. Tappetino per terra, devo dire che questa caravan è proprio, c'è il forno a microonde anche. È ben ammobiliato. Allora, sempre ancora per quanto riguarda questa caravan che abbiamo appena visto, qui c'è proprio tutto il sistema di aggancio per la macchina. Credo che per trainare questo veicolo ci vuole comunque, insomma, una macchina un pochettino di cilindrata, un po' robustina. La nostra penso che dovrebbe farcela, sì. Adesso andiamo a vederci questa bella casetta. Allora, qui abbiamo ancora una bella dinette larga. La mobilia è sempre la stessa, quindi mobili semplici, senza troppe fronzolature. Illuminazione. Allora, la cucina e il lavello sono uguali a quello che abbiamo visto prima. E i mobili invece sono disposti diversamente. Questi qua sembrano quelli di casa. Sembrano. Ah, devi fare così. Ok. Spazio dentro più o meno, sì, sono molto spaziosi. E abbiamo questa separé incredibile, questo è proprio come se fosse in casa. Letto. E questo dovrebbe essere un letto alla francese, letto alla francese, con i mobili sopra, molto spazioso. Addirittura anche qua sotto ancora, qua ci sta un mucchio di roba, anche qui guardate un po' qua. Eh sì, qua ci sono anche, c'è l'impianto, controllo dell'impianto elettrico e bagno. Allora, qui abbiamo il bagno, guardate un po', bagno doccia qui, tutto qui. Il gabinetto dovrebbe essere qua, bene, molto privato, molto. Ragazzi, questa caravan è fantastica. E la stanzetta, questa è la camera da letto per i bambini, insomma, letto a castello con la poltroncina. Mobile, c'è anche luce, tavolino. Anche il tavolino, bene. Bagno, qui si chiude, volendo qua si può anche chiudere. Allora, qui abbiamo anche il frigo, diamo un'occhiata al frigo che è molto grande. Questo è praticamente la soluzione perfetta. Guardate un po', addirittura c'è anche il mobile per i bicchieri. Spazio per la TV. E niente, questo è l'appartamento. Qui abbiamo anche il bidone della spazzatura, volendo ancora.
La tecnica, ecco qui la scheda tecnica di questo veicolo, comunque che merita, è veramente bellissimo. Adesso diamo la spiegazione. Questo qua, qua si butta le papere, questo qui, plastica e can, qua si buttano i cani, cans, e qua siamo in casa Benimar, adesso andiamo a vederci qualcosina di questo brand, e qui abbiamo anche le caratteristiche e il prezzo, che è proprio wow. Allora, eccoci qui in casa Benimar Mileo. Qui abbiamo praticamente una semi dinette con tavolo apribile, cupola. Allora, comandi del camper sono qui, lavello doppio, lavello con coperchio, sì, lavello abbastanza profondo anche, niente male. Questo, ecco, chiudiamolo bene. E qui abbiamo il lavandino e il rubinetto a metà, quindi possiamo anche lavare la cucina praticamente. Dunque, fornello a 3 fuochi, 3 fuochi, mobili, vediamo un po'. Qua abbiamo anche la cappa, chiusura. Qua c'è qualche problema, ecco. Comunque, questo qua, sì, sono mobili abbastanza standard. Frigorifero, bello spazioso, con congelatore. Abbiamo anche il mobile di sopra, letto gemellare. Ah, qui abbiamo la scala, abbiamo anche la scaletta. Pensili, luce e oblò. Andiamo a vedere il bagnetto. Allora, che si può anche, ecco qui, praticamente abbiamo qui la doccia, tutto con oblò. Abbiamo lo specchio con tavolo che si apre, porta TV, guarda un po' che roba. E spaziosità, sì, più o meno ci siamo abbastanza. Allora, vediamo un po', questo è il porta posate, vediamo un po' la chiusura, anche qui è assistita. Anche qui abbiamo un po' di spazio, e abbiamo anche qua un armadietto, guardate un po', e vari mobili qui ancora, quindi diciamo che sì, quella è la scala, viene giù la scaletta. Sì, qui abbiamo anche la cappa, e qui dovremmo avere anche il letto basculante che viene giù, il letto basculante, sì, ma è elettrico. Notate una cosa, io adesso non ve l'ho fatto vedere anche negli altri camper, perché ragazzi il tempo qua e le code sono lunghe, però abbiamo anche delle porte USB, presa di corrente, quindi anche per noi smanettoni, i camper di adesso sono tutti quanti ben equipaggiati. Anche lì vedete, guardate che sistema, che tablet che c'è di bordo. Allora, di questo Benimar mi ero dimenticato di farvi vedere il garage, guardate che sberla. Fammi vedere, io sono qua davanti, questo è il garage del Benimar Mileo, guardate un po' che roba, è veramente enorme, qua ci sta di tutto qui dentro. In casa Roller Team adesso ci guardiamo questo stupendo camper, e stupendi anche il prezzo ovviamente. Ecco. Allora, saliamo a bordo di questo bellissimo Roller Team, eccoci qua, ciao, e abbiamo praticamente una situazione un po' più compatta, con una dinette trasversale con tavolo che si può aprire e chiudere, comunque bello comodo anche, devo dire. Si entra in cabina facilmente, abbiamo qua la cappelliera e con una bella vista. Questo si apre e si muove. Sì, tavolo che si apre e si può spostare. Vediamo un po' come sono fatti questi mobili. Allora, l'apertura è così. Spaziosità, sì, bene. Qua anticaduta, chiusura, vediamo un po'. Ok. E abbiamo il letto basculante. Vediamo un pochino.
letto basculante che scende fino a questa altezza. Dunque, cucina, tre fuochi. Guardate che queste chiusure in vetro sono molto molto robuste. Lavandino con miscelatore. Qui c'è la doccia, bella camera. Abbiamo qua poi camera da letto, come si chiama? Camera da letto praticamente, letto nautico, ecco, mi sfugge sempre questa parola. Quindi abbiamo la doccia e il bagnetto qua. Non c'è l'oblò superiore, ma non è un problema. Allora, a me piace la configurazione col letto nautico, perché praticamente è come essere in una camera da letto vera e propria. Qui ognuno va dalla sua parte, ci sono i vari armadietti, preti pensili, luce, quindi abbiamo anche il l'oblò sopra. E come spaziosità, ecco, diciamo non è il massimo, però qui, ecco, diciamo che qua più o meno riusciamo a muoverci. È abbastanza, come camper è abbastanza compatto. Qui abbiamo la centrale di comando e il frigo, dovrebbe essere questo, non so se è un compressore ultrivalente, comunque bello spazioso. Abbiamo anche la cella frigo. Allora, abbiamo qua il garage. Allora, vi faccio vedere questo garage, quanto è grande anche. Tiro, ok, vi metto qua davanti al garage per farvi vedere che bestia di garage che abbiamo qui. Io praticamente, guardate, sono alto 1,65 m, come vedete, che tira la scheda tecnica, che poi ce la guardiamo quando faccio l'editing del video, e saliamo, andiamo in casa. Allora, questo qui, siamo sempre in casa Roller Team, ma abbiamo un motorhome. Ecco, vedete, guardate i sedili piegati, letto basculante qui sopra, oblò con luce praticamente, la dinette trasversale con tavolo che si può aprire, frigo, eccolo qua, abbiamo un frigo con congelatore, comandi, poi abbiamo anche lo specchio, ciao. La cucina è uguale al camper che vi ho fatto vedere prima, quindi stesso sistema. Mi raccomando, anche qua, guardate, sempre di fare attenzione. Allora, i mobili, anche qui. Dunque, bagno, qui abbiamo la doccia, c'è anche un po' buio, va bene, perché qua siamo pronti per andare a letto. Il bagnetto qui al buio anche, e la camera da letto con letti gemellari. Ok. E dopo lunga ricerca ce l'ho fatta, finalmente sono arrivato esattamente dove volevo arrivare, in casa XGO. Ora vediamo se riesco a portare sul mio canale qualcosa di XGO. Siamo in casa XGO, adesso qua i camper vengono chiamati con la sigla XCamp. Vediamo un po'. Sì, come diceva Alex di Camper House, in effetti i prezzi sono saliti leggermente. Facciamo intorno ai 15.000 euro tutti, però vediamo un po' cosa abbiamo in casa. Saliamo a bordo e andiamoci a vedere questo XGO XCamp, e vediamo che praticamente abbiamo la semi dinette. Dunque, mobili, vediamo un po' come l'apertura, quella qua è abbastanza dura, con delle molle abbastanza potenti. Ok, abbiamo la semi dinette, abbiamo detto, con il tavolo che si può, questo mi ricorda un po' il tavolo dei van, comunque, che si può, diciamo, aprire. Cucina e lavello, praticamente abbiamo questo lavello qui con miscelatore. Cucina classica tre fuochi, il frigo, qui abbiamo i controlli del camper, il frigo praticamente è quello qui, dovrebbe essere un, sembra che sia un trivalente, questo qua non è un compressore. Praticamente abbiamo il bagno stile XGO, questo come è sempre stato, e la doccia, dovrebbe essere qua la doccia. Abbiamo la doccia, una doccia anche bella grande, e abbiamo qua i letti gemellari. Ok, qui non so se si può avere accesso al, no, niente accesso al garage, non mi sembra.
oblò. Qui dovremmo avere una specie di piccolo oblò. La mansarda, quindi questo è il nostro XGO, piccolino, compattuccio, come spaziosità più o meno, insomma, ce n'è anche di meglio però. Allora, questo è il garage del camper, dunque 1050x850, vi faccio vedere. Qua, guardate un po', questo sono io alto e questo è il garage. Allora, XCAM 50, questa è la scheda tecnica, come vedete anche i prezzi, guardate, i prezzi sono questi qua, con tutte le varie dotazioni. Siamo in Letta Castello. Saliamoci a bordo di questo XGO, lucine, ok? Ecco qua, finalmente abbiamo un camper con questo bel salottino, tavolo che si può aprire. Allora, i mobili sono sempre lo stesso stile, guardate un po', ok? Lavandino, cucina classica tre fuochi, pensili superiori. Vediamo un po', qui abbiamo un armadio bello spazioso, il frigorifero, questo dovrebbe essere con congelatore. E vi faccio vedere una cosa, ce la fai a... anche qua abbiamo un parecchio spazio per muoverci. A Castello abbiamo 1, 2, 3, 4 letti con mansarda, oblò, quelli non devono mancare, luci e il bagno posteriore. Ecco qua, quindi praticamente piatto doccia, cesso, lavandino, e se vi scappa la cacca qui siete a vista di tutti quanti. Quindi mi raccomando, chiudete sempre le tende. Benissimo. Direi che questo camperino ce lo siamo visti ed è, direi che si presenta come un camper abbastanza spazioso. Ecco, guardate un po' che bello, che bel tavolo, qua si può mangiare in 20 e si può tranquillamente accedere alla cabina di guida. Quindi questo è uno dei camper che secondo me merita. Qui abbiamo l'XCamp 9, scheda tecnica, prezzo in base alle dotazioni, e andiamoci a vedere questo bel camper. Allora, qui abbiamo una soluzione particolare, la cucina si trova dietro, comunque la stessa struttura, sempre i tre fuochi classici, mobili uguali anche, vedete, per ad aprire sono anche molto duri, molto robusti. Dunque, il bagno, qua è tutto in coda praticamente, abbiamo il bagno con la doccia, adesso qua c'è buio praticamente, va bene, non problema, e abbiamo i letti, letti a castello in coda, e il garage qua dietro. Poi, andando avanti, abbiamo un bel armadione, frigorifero spazioso, quasi domestico, qui dovrebbe, non so se è un trivalente o un compressore, lo dovrei vedere, mi sembra, sì, dovrebbe essere un trivalente questo, e la dinette doppia praticamente, ecco, come piace a me, perché quando si ha una dinette doppia, vedete qua praticamente, qua si può mangiare e qua si può lavorare, quindi in un camper del genere si può praticamente farci molto più che la vacanza. Abbiamo l'accesso facilitato alla cabina e la nostra bella mansarda, che tra l'altro, come vedete, si può anche sollevare. Quindi anche questo per me è un camper promosso, oblò. E non dimentichiamo anche qua i nostri mobiletti sotto, ok? Qui abbiamo praticamente i cassetti con portaposate. Qui sotto abbiamo anche altro spazio. Allora, XGO, il Dynamic 95, questo è un prototipo esposto, il prezzo dovrebbe essere questo, le caratteristiche sono queste qua,
poi ce le guardiamo bene quando farò l'editing del video. Letti gemelli, saliamo, andiamo a darci un'occhiata. Allora, semi dinette con sedie girevoli, praticamente questo divanetto. Qui abbiamo praticamente i mobili che si aprono dall'interno, guardate un po', ok, chiusura, poi lavandino, questo è bello profondo, guardate un po', la cucina, tre fuochi, anche qua vedete i mobili si aprono dall'interno, comunque belli spaziosi. Il frigo, questo è il congelatore, questo è il frigo, bello. Abbiamo qui praticamente l'entrata nella camera da letto con letti gemelli e qui praticamente abbiamo accesso al garage. Ecco, qui in questo caso con questa soluzione di letti gemelli io riesco facilmente ad andare ad aprire i mobili laterali, cosa che invece in altri camper a volte si fatica. Qui abbiamo il bagno e qui abbiamo la nostra doccia, ecco qua. Cassettone, letto mansarda, quindi un camper abbastanza vivibile. Ora una cappatina qua in casa Jockey Line, poi abbiamo questo modello qui e questo è il prezzo, ovviamente con le varie dotazioni aggiuntive che si possono avere. Vediamo le caratteristiche. Saliamo a bordo di questo Jockey Line e andiamo a vedere un po' come è composto. Allora, abbiamo la nostra semi dinette mansarda. Allora, i mobili, vediamo un po' se qui abbiamo anche i mobili stile X-Go, guardate un po', con apertura all'interno, abbastanza robusti, comunque spaziosi. Qui è compattissimo, cucina due fuochi, essenziale, lavandino abbastanza, tavolino per aiutino e qui abbiamo praticamente come si aprono, ecco qua, mobili, porta posate, non ha l'assistenza, vabbè, come va bene lo stesso. Qui cosa abbiamo? Il preso di corrente, poi abbiamo praticamente qui il frigo, quindi questo è un 6 metri, quindi abbiamo un compatto, molto compatto. Cassetto inferiore, qui abbiamo praticamente l'accesso al nostro bagno doccia, ecco qua, ben illuminato, e qui abbiamo accesso al nostro letto. Qui abbiamo l'armadio con specchio, letto, ecco. Una cosa che a me non piace di questi camper è che se io devo andare ad aprire questi mobili, guardate un po', non ci arrivo, devo andare sopra il letto, accidentaccio, e va bene. E qui possiamo avere accesso a questi armadi inferiori. Qua abbiamo praticamente ancora, ad esempio, lo stivaggio, guardate un po', qua ci posso mettere anche delle scarpe, bello come soluzione, spazi ben sfruttati. Abbiamo la mansarda, qui abbiamo i controlli del camper qui sopra. Ok, finiamo qui la nostra giornata qui al salone del camper, è stata una bella giornata e adesso poi ci vediamo su YouTube che vi racconterò com'è andata.